Fiducia sì o no? Perché lui parla no, di emozionarsi, no? Di giocare. Ma guarda, io Marco lo conosco, è un ragazzo splendido, un ragazzo su questo non ci sono dubbi, anche se sono passati tanti anni, professionista esemplare. E poi mi è piaciuta l'ultima frase, credo che lui cercherà quello, di trasmettere emozioni, calarsi anche in una realtà, capire l'ambiente. E la Lazio è sta roba qui, insomma, poi come la Roma, siamo così. Quindi se riesci a toccare le corde giuste, anche con giocatori magari non dal nome clamoroso, possono diventare dei piccoli beniamini, magari si possono affezionare a un gioco che possa coinvolgere e trascinare. Ecco, lui lavorerà per questo, come credo che De Rossi faccia dall'altra parte. Perché è l'unico modo per esistere, parte, per dire oh, io sto qua e sono allenatore io della Roma o della Lazio. Ecco, credo che le missioni, scusami se ci metto pure De Rossi, di Baroni e di De Rossi siano queste. Poca fenomenite e tanto lavoro. E tanto lavoro, che sarebbe anche una strada giusta, secondo bello, me. Guarda, il lavoro. Tanti Bezzi, tanta poca fenomenite e tanto lavoro, hai fiducia sì o no? Trasmettere emozioni. Beh, cominciassero a mettere il famoso brano di Mogol e Battisti dentro lo spogliatoio, magari. Beh, quello c'è sempre allo stadio. Polemico, Bezzi. Quello c'è sempre allo stadio. A portare un po' di queste emozioni, a regalarle alla gente. Ma io, guarda, su quello che ha detto Stefano, sottoscrivo su Baroni, perché appunto è un ottimo professionista, una brava persona, quindi ha un profilo più che giusto per la Lazio. Per il resto, poi cosa dire? Cosa doveva dire Baroni? Questa è la sua esperienza, è di fronte alla sua esperienza più importante della sua carriera, quindi è quello che ha detto, insomma, sono cose che poi un pochino dicono tutti gli allenatori, insomma, quando si presentano. Il problema sono le parole che ha detto il presidente, no? Che ha detto ripartiamo da questa nuova situazione, come l'aveva detto anche di Tudor, su Tudor l'aveva detto anche quando arrivò Sarri. A me quello che non è piaciuto è quando ha attaccato il collega del Corriere dello Sport dicendo che non sa fare i conti perché lui ha speso 40 milioni perché esiste anche l'IVA, insomma sono sempre queste l'IVA è importante però sì ho capito, però insomma voglio dire tutti pagano, diciamo quando comprano in Italia pagano l'IVA, quindi quanto e ha speso? Che, Gianni dice che ha speso 30 più IVA, quindi 30 più 40 IVA milioni. 40 milioni sì. No, 40.000 euro ha speso poco, no? Vai. La famosa affermazione va premiato il merito, no? Il 20 luglio sono 20 anni che c'è il presidente Lotito, poi da 20 anni sentiamo dire che va premiato il merito e poi che non gli interessa una commissione che nel vocabolario italiano significa un'accozzaglia, un miscuglio tra giocatori, tifosi e stampa, questo come sempre, perché diciamo che questo tipo di atteggiamento che c'è da dentro lo spogliatoio, sugli spalti, in tribuna e poi con i giornalisti è ciò che nuoce veramente alla Lazio. Quindi io attendo a questo punto, curioso di vedere con grande curiosità che tipo di stagione verrà fuori. Certo è, io so che negli ultimi 3 anni sono andati via Leiva, Milinkovic, Savic, Caicedo, Luis Alberto, Felipe Anderson e Camada, e secondo me oggi, al di là di quello che potrà fare Baroni con questi giocatori, no? Canà, Noslin, Ciauna, Bassiru, eccetera, come? Ciauna, qualcuno la pronuncia Ciauna, vabbè. In ogni caso a me sembra che la Lazio oggi sia soprattutto una grande crisi di identità. Crisi di identità. Così. Crisi di identità. Bene. Crisi di identità dopo appunto stagioni dove era arrivata addirittura al secondo posto, motivo per cui i tifosi hanno sottoscritto 3.200 tessere. Bene. Come abbonamento. Bonanni. Grande Bonanni, sentiamo. Credo che abbia preso il presidente la persona giusta, la persona aziendalista, una persona che chiunque gli metti ad allenare lui allena, e in questo momento ha grande fiducia, è normale, è per lui la possibilità della vita, come l'ha sottolineato, quindi io ho molta fiducia che lui darà il 200% in questa avventura.
non ho il minimo dubbio, e spero soltanto, insomma, che parta forte, perché partire col piede sbagliato significherebbe andare ancora contro qualche critica, e invece spero vivamente che già dal ritiro inizi a fare bene, parta col piede giusto, che non ci siano infortuni, e sono convinto invece che nel momento in cui si riesca a partire così, lui possa fare bene, perché secondo me come allenatore è molto valido, eh. Io mi ricordo il Verona, non ce lo dimentichiamo lui come ha lavorato, non dico che sta lavorando nello stesso contesto, però ha molte difficoltà come le ha avute fino a qualche mese fa, probabilmente di più ora, perché ora l'ambiente non lo sta tutelando, non lo vuole nemmeno tutelare, nel senso che non lo volevano, quindi lui deve partire forte, lo sa. Lui deve pensare solo a lavorare, ha ragione Stefano, lavoro, punto e basta, senza pensare a quello che può suscitare. Non è che ho ragione, secondo me credo che sia la... Scusa, non sono d'accordo con questa affermazione. Lo so, ma ti pareva? Io pensavo con Baroni. Cosa c'entra l'ambiente con Baroni? Non c'entra niente, Baroni è l'ultima persona. Beh, non mi sembra che sia ben gradito, insomma. Non è vero, è graditissimo. C'è qualcun altro che non è gradito. Diciamo, ma quello purtroppo voi dovete tenere. Ma che lo potete cambiare voi? Ma Baroni quindi... è l'ultimo arrivato, poverino, cosa c'entra? Cosa c'entra? Vabbè, però c'entra in maniera indiretta, caro Gianni. Non c'entra neanche in maniera indiretta. Ma chi l'ha scelto? Zio Arduino, chi l'ha scelto Baroni? Scusa. Un problema di identità. La Lazio ha una crisi di identità. Ma l'avrà scelto il presidente, Gianni, perdonami. Più questa che squadra è. E siamo d'accordo. Concordo con quello che dite, ma chi è che l'ha scelto Baroni, Gianni? L'ha scelto, ovviamente è stato scelto dal direttore sportivo e dal presidente. Presidente. Due giorni prima, ma quando però soprattutto dal direttore sportivo dice che la scorsa stagione non è stata un fallimento. Vabbè, ma che deve fare sto Lodito, insomma? Alla fine se il direttore sportivo gli porta un allenatore, che deve fare? Quando vanno via due allenatori non è un fallimento. Sì, certo, è andata male qualcosina. Ognuno tutela il suo l'orticello. Sì, aspetta un attimo. Facciamo tutti gli auguri Gianni, ma Fabio che pensa? No, voglio sentire anche Fabio Cortina. Fabio. Io credo che partire dai preconcetti sia completamente sbagliato, quindi fiducia sì, fiducia verso un professionista che ha dimostrato di saper lavorare bene con quello che gli mettevano davanti, però io se dovessi, cioè sono d'accordo con la crisi di identità che diceva Gianni, se dovessi dire che Lazio sarà, che Lazio mi aspetta, io non saprei assolutamente che cosa pensare, ma ho apprezzato da Baroni le idee chiare, ha dato anche qualche idea tattica, ha sottolineato il fatto che arriva in un contesto completamente diverso, in una squadra completamente diversa, dove c'è qualità. Vediamo, però ripeto, se dovessi dire adesso che Lazio mi aspetto a dicembre, non saprei proprio cosa dire, assolutamente. Quindi c'è una grossa, diciamo così, in questo momento attesa, perché è difficile poter decifrare il tutto.